Nono comandamento, non desiderare la donna d'altri. Stiamo leggendo insieme il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare appunto le 10 parole d'amore, i 10 comandamenti. Vediamo come commenta il Catechismo il nono. Che cosa richiede il nono comandamento? Il nono comandamento richiede di vincere la concupiscenza carnale dei pensieri e dei desideri. Che cos'è la concupiscenza? La concupiscenza, vedete, è una passione smoderata, eccessiva, difficile anche da frenare, da tenere a bada, che provoca il predominio della materia sullo spirito. Per la teologia è una conseguenza del peccato originale, una conseguenza che mette in discussione anche la libera scelta oggettiva e razionale. Non siamo liberi di scegliere quando ci facciamo dominare dalla concupiscenza. Il Catechismo continua su questo argomento. Cosa proibisce il nono comandamento? Il nono comandamento proibisce di coltivare pensieri e desideri relativi alle azioni proibite del sesto comandamento. Quali sono le azioni proibite che invece abbiamo già commentato e che riporta il sesto comandamento? Adulterio, fornicazione, prostituzione, stupro, pornografia. Il Catechismo poi riprende un concetto molto caro alla mistica cristiana, ma che è squisitamente evangelico: la purezza del cuore. Come si giunge alla purezza del cuore? Il battezzato con la grazia di Dio e lottando contro i desideri disordinati giunge alla purezza del cuore. Che cos'è la purezza del cuore? Dicevo, lo ritroviamo nel Vangelo. E Gesù dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Allora vedete, anche Papa Francesco, quando parlò ai giovani in preparazione alla giornata mondiale di Cracovia, spiegò che nella cultura ebraica il cuore è il centro dei sentimenti, dei pensieri, delle intenzioni della persona umana. Oggi per noi è una metafora che dice tutto questo. Intanto però vedete, la Bibbia ci insegna che Dio non vede le apparenze, ma il cuore. Se ciò è vero, se il nostro cuore è puro, possiamo vedere Dio. Quindi, tirando le somme, se non vediamo Dio, il nostro cuore non è libero, ma piuttosto inquinato da sostanze contaminanti. Il Catechismo continua e si chiede quali altre esigenze ha la purezza. La purezza esige al pudore. Ecco, questo è un altro termine sul quale dobbiamo capirci. Il pudore è proprio di colui che custodisce l'intimità della persona, che regola sguardi e gesti. Che cos'è questo pudore? Pudore è senso di discrezione, di opportunità, di riservatezza. E la mancanza di pudore è ciò che offende l'altro, che può metterlo in imbarazzo, o è ciò che, se viene a mancare a terzi, è ciò che può mettere in imbarazzo noi. Il pudore, si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica, richiede anche una purificazione dell'ambiente sociale. Ecco, mediante una lotta costante contro la permissività dei costumi. Questo, vedete, è purtroppo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è basato su una erronea concezione della libertà umana. In questo nostro percorso di conoscenza della terza edizione italiana del Messale Romano, quest'oggi vedremo una novità sostanziale di quest'ultima edizione del libro della Messa, del libro della celebrazione eucaristica. E cioè che il canto, le melodie per il rito della Messa, le melodie proprie del rito della Messa, non sono più solo in appendice, come nel Messale del 1983, ma sono anche nel corpo del testo. Già l'introduzione che accompagna il Messale Romano fatta dalla Conferenza Episcopale Italiana così ci dice: si è scelto di inserire nel corpo del testo alcune melodie che si rifanno alle formule gregoriane presenti nell'edizione italiana del Messale Romano del 1983, adeguandole ai nuovi testi.
In appendice sono state conservate le melodie di nuova composizione già presenti nel Messale Romano del 1983, convalidate dall'esperienza celebrativa maturata negli ultimi decenni. Cosa significa questo? Significa che se prima nel Messale del 1983 tutte le melodie utilizzabili per il rito della messa erano presenti in appendice, ora non sono solo in appendice quelle di nuova composizione, ma sono presenti anche quelle di ispirazione gregoriana anche nel corpo del testo. Questo per sottolineare l'importanza che il canto ha nella celebrazione eucaristica, perché il canto non ricopre solo una funzione ornamentale, ma è un linguaggio proprio di ogni liturgia e di ogni azione rituale. Per aiutare in questa acquisizione, e cioè nell'acquisire coscienza che il canto è qualcosa di importante anche per riuscire ad aiutare a poter sfruttare ciò che il Messale Romano ci consegna nelle melodie che riporta, sia nel corpo che nell'appendice, sia nel corpo del testo che nell'appendice, troviamo nel sito dell'Ufficio Liturgico Nazionale, liturgico.chiesacattolica.it, una sezione dedicata alle melodie per il rito della messa, dove possiamo trovare le registrazioni di tutte le melodie presenti nella terza edizione italiana del Messale Romano, sia quelle presenti nel corpo del testo, sia quelle presenti nell'appendice. Oltre al corpo degli attori, è interessante verificare come veniva presentato il corpo delle attrici sia da Tertulliano nel suo De Spectaculis, come detto nella puntata precedente, che era il teorico per eccellenza del nuovo teatro cristiano, e San Giovanni di Crisostomo. Perché le attrici sono un'aggiunta alle passioni peccaminose contro la legge morale che diceva Tertulliano? Innanzitutto è da considerare il fatto che nel Medioevo recitassero delle attrici. Questo dal punto di vista storiografico è un elemento essenziale perché sappiamo di sicuro che durante le tragedie e le commedie della Grecia arcaica, quella moderna, oltre anche quella romana, i ruoli femminili erano interpretati esclusivamente da uomini o quantomeno già da giovinetti. Mentre adesso sappiamo che nel Medioevo a rappresentare ruoli femminili sono delle donne. E Tertulliano crea una sorta di ammonimento contro i fedeli che vanno a teatro ad assistere alle attrici, le quali, secondo Tertulliano, sono delle portatrici sane di impudicizie, che stimolano i desideri più reconditi, gli impulsi sessuali, e quindi gli uomini assepiati a vedere uno spettacolo devono eliminare dalla loro vista questa attrice peccaminosa. Tanto è vero che poi nel corso degli anni vedremo sempre questa visione del corpo della donna a teatro che viene utilizzata talvolta come oggetto di bellezza anche nel teatro contemporaneo piuttosto che sotto il punto di vista psicologico. Ecco, purtroppo gli spettacoli nel Medioevo, come quelli di oggi, utilizzano il corpo della donna per accalappiare l'interesse bramoso, desideroso dello spettatore. E in TV, purtroppo, vediamo tantissime donne che vengono usate. Ecco, il termine più adatto, secondo me, è il termine usate, perché quando a delle donne si permette di andare in scena così col gusto di perdersi, di farsi perdere, è assolutamente inadatto dal mio punto di vista. Piuttosto sarebbe
più congeniale che una donna recitasse e si occupasse di spettacolo sotto tutti i punti di vista dei profili attoriali, come quelli degli uomini, come quelli che interpreteranno, ecco, gli uomini, non soltanto esibirsi con il loro corpo. E questo, in poche parole, lo diceva anche Tertulliano. Addirittura San Giovanni di Crisostomo diceva anche qualcosa di aggiuntivo. Questo ovviamente dobbiamo sempre pensare al fatto che ci troviamo nell'epoca medievale, quindi una visione piuttosto patriarcale nei confronti della donna. Diceva appunto che le donne potevano suscitare questi desideri, questi impulsi sessuali anche in chiesa e quindi si doveva in tutti i modi cercare di evitare lo sguardo. Ovviamente si tratta di qualcosa storicamente circoscritto, ecco.